Niente, ci siamo svegliati sabato mattina alle 5 e mezza con una sirena e ci siamo messi subito dentro il bunker. Dopo un quarto d'ora siamo usciti, poi è di nuovo risuonato una seconda volta, poi di nuovo una terza volta e sentivamo dei botti da fuori. La paura era tanta, il panico totale, pochissima assistenza, pochissimi mezzi di sostegno. Abbiamo da soli trovato un volo per tornare. In realtà ne abbiamo comprati tre, perché chi trovava un volo lo comprava. Ne abbiamo uno per oggi, uno per domani mattina e uno per domani per lunedì mattina. Alla fine abbiamo trovato questo qua per oggi per adesso e ha suonato di nuovo la sirena anche in aeroporto per tre volte, anche durante l'imbarco ha risuonato e anche durante il decollo abbiamo rischiato di incontrare dei missili, perché comunque stavano lanciando i missili qualche minuto prima. Per fortuna siamo partiti e siamo atterrati, grazie a Dio, tutto a posto, però è stata molto molto faticosa e paurosa. Sono stati cancellati tutti i voli, perché io avevo volo di Ryanair per Malpensa, per Bergamo. E i voli sono stati cancellati, sembra che tutti i voli tranne l'Elal. E quindi sono riuscito a prendere questo biglietto sì, a Roma, adesso sto aspettando la partenza a Lenate. Ma vi aspetti, cioè, se era nell'aria o è stata una cosa improvvisa? No, è stato completamente improvviso, assolutamente improvviso. Adesso sono lì da un anno e mezzo e ci sono state altre situazioni calde, e tutte molto prevedibili. Questa qui dalla sera alla mattina è cambiato improvvisamente, nessuno se l'aspettava, per cui... Alle 7 del mattino ci siamo svegliati con le sirene e con il rumore di missili sopra la testa e ci siamo svegliati, siamo andati subito nei rifugi e con i bambini piccoli e... Abbiamo aspettato 10 minuti, poi siamo usciti fuori e abbiamo visto sopra i missili intercettati dal sistema antimissilistico che c'era lì. Veramente era programmato di entrare con EasyJet a Milano, però EasyJet ha annullato e quindi siamo riusciti a prendere quello dell'Elal a Roma. Adesso dovremo andare a Milano con tutto il disagio, con i bambini, con tutto. Infatti. Quindi abbiamo preso questo volo, anche se è un disagio, anche se era una spesa in più, però ne valeva la pena.